Secondo me il problema più grosso di quest'anno è la siccità. Indubbiamente la siccità, perché è una siccità che sinceramente io ho 48 anni, non è che sono molto attempato, però sinceramente io non ho ricordanza di avere superato una primavera e estate in questa maniera, ma addirittura anche in inverno, perché anche in inverno non ha piovuto molto. Non si arresta la grande sete nei campi della provincia di Arezzo. L'agricoltura è ancora secca ed in crisi per la straordinaria ondata di caldo che ha colpito anche il territorio aretino. Una risposta a questa emergenza è nell'uso irriguo dell'acqua di Montedoglio, un servizio gestito dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno grazie ad una convenzione con la regione toscana. Montedoglio ha rappresentato una valvola di sicurezza importantissima, perché non l'avessimo avuto avremmo dovuto emungere l'acqua dalle falde. Ricordo che in Val di Chiana ci sono stati fino a 30.000 pozzi, erano stati censiti, e quindi evidentemente avremmo prodotto un danno ambientale depauperando le falde. Con l'avvento di Montedoglio sappiamo bene che non serve solo l'agricoltura, ma anche Arezzo, la città di Arezzo, per quanto riguarda gli aspetti idropotabili, lo stesso Castiglion Fiorentino e via discorrendo. Ecco, come dire, in ogni caso, diciamo, questo evento così sciagurato della siccità è stato affrontato con grande senso di responsabilità. Complessivamente il consorzio ha rilasciato 138 autorizzazioni per una superficie irrigata di 488 ettari, di cui 164 coltivati a mais, 74 ortive e 250 fruttiferi. Complessivamente è stato calcolato un consumo di 1.300.000 metri cubi di acqua per un valore della produzione agricola stimato attorno ai 4,5 milioni di euro. E per irrigare i campi arriva anche la tecnologia 2.0. C'è un sistema di telecontrollo che in questo distretto è in parziale ripristino, consente di monitorare e vigilare i parametri più importanti che possono dar luogo a dei disservizi, quindi come la portata e la pressione, e poi chiaramente consente di effettuare manovre anche da remoto, quindi con un semplice tablet, smartphone, siamo in grado di collegarsi al server che è presente nella sede del consorzio e poter effettuare delle manovre di chiusura sulla rete.